Hey boys, benvenuti in un nuovo video. Finalmente su Fortnite hanno aggiunto le pizza slices, i pezzi di pizza, quelli di cui si parlava ormai da troppo tempo. E da napoletano mi sono detto, chi meglio di me può recensire questo nuovo oggetto? Quindi l'ho presa proprio come una sfida personale, tipo recensione del cibo. Per questa bruttissima idea mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ah, e di recente ho anche aperto un secondo canale, si chiama Lucas Mele, è un canale molto più personale, parla della mia vita e delle mie passioni, tra cui investimenti, università, palestra, quindi trovate il link in descrizione. Ora direi di startare con questo scempio di partita. Allora, oggi questa sarà quindi la nostra prima recensione di cibo in tutta la storia del canale, probabilmente anche l'ultima, dato che non vedo motivo di recensire cibo su un canale da gaming, però mi sembrava... Iniziamo bene. Allora, Wayu, io non so come sia possibile, ma mi sono trovato a fare le recensioni di cibo in coppa a Fortnite. Cioè, in coppa a Fortnite, Wayu, recensioni di cibo. Forse non l'avete capito bene, quindi ve lo ripeto, ma le recensioni di cibo in coppa a Fortnite. Cioè, credo ci voglia una certa abilità per ritrovarsi in questa situazione. Devo essere sincero con me stesso. Un tizio anche sul tetto, che chissà da dove sbucherà. Bah, spero dalla porta principale. Anche se sta cecchinando sul tetto, quindi per ora... Io ne approfitto, mi curo, faccio le mie cose. Mamma mia, signori. Non ci posso credere, ha funzionato. Secondo me con l'assalto faccio meglio. Infatti. Con l'assalto è proprio un'altra cosa. Cavolo, l'ho evitato. Se mi avesse anche eliminato, credo sarebbe stata la più brutta cosa che io avessi mai fatto su Fortnite, credetemi. Vabbè, io comunque passo già una pizza una volta, solo che attualmente la situazione per raggiungere la pizza è un po' particolare. Oserei dire, a dir poco. Sto fuggendo. Bella. Beh, stavano tutti messi male. Perciò, ok. Allora, la pizzeria sta più o meno in questa zona. Noi dobbiamo raggiungere quel palazzo al piano terra. Lì c'è la pizzeria. C'è Tomatohead, Fratam Tomatohead, che ci farà una grande margherita. Spero, anche se non so come è fatta bene la pizza. Quindi, andiamo. Al volo. Questo è il ristorante, anche se a me sembra più una kebaberia, sinceramente. Questo è Fratam Tomatohead. Da lui possiamo acquistare la pizza per 50... È un po' tantino, sinceramente, 50 lingotti, ma credo che ce lo faremo andare bene. Diciamo che come se fossero 5 euro, Che come prezzo della pizza napoletana vi posso dire che ci sta. Location del locale 2, però fortunatamente ce la siamo presi da asporto. E direi di provarla. Allora, ci sono 8 fette, di cui noi possiamo portare appresso ora solo 2. Una volta che la pizza è a terra se ne possono portare solo 2. Infatti le altre che prenderemo, come potete vedere, scusatemi, le altre che prenderemo cadranno infatti fuori. Boh. La pizza non si presenta bene, stanno funghi porcini, su, vabbè, funghi, poi questi sembrano pezzi di verdure, ortaggi non ben definiti e poi una roba viola. Diciamo che la pizza è un po' inquietante. A livello di consistenza a me sembra molto un biscotto, se posso dire, non si piega in mano, no, è proprio un biscotto. E il sapore è gustoso perché in realtà ripresina a 25 di vita e 25 di scudo. Con un massimo di 50 di scudo e 100 di vita. Quindi magari di gusto ci può stare. Gli darei un bel 8. Location però 2, presentazione 1. Quindi diciamo come media dei voti 11 diviso 3, 3,5 tipo una cosa del genere. Ok. Devo capire però da dove mi stavano sparando. Oppure non ci interessa forse. Ciao. Probabilmente è il caso di spostarsi perché sto vicino a una montagna. Esattamente quello che stavo dicendo. Stavo vicino a una montagna e ci potrebbe essere un tizio che mi sta per piccare. Va bene, andiamocene. Approfittiamo degli alberi. Ah, c'è andata bene. Ma che cavolo.
Sono piuttosto convinto che il tizio mi abbia perso di vista. Ma devo vedere se c'era ancora qualcun altro. Vabbè. Al volo. Queste le lasciamo, queste le raccogliamo. Non credo ci sia qualcosa di interessante, sinceramente, quindi andiamocene. Sembra che non ci sia più nessun altro. Anche se, bah, mi fa strano, sinceramente. Sta qualcuno lì. Lo vedo, infatti. Però non mi ha ancora notato. Bravo. Però bravo. Veramente bravo. Spero solo che non mi pushi quel tipo. Ok, l'abbiamo collegata. Sinceramente credo sia meglio per me. Ok, terra. Uno contro uno. Non ho idea. Complimenti. Cioè, questo tizio ha fatto veramente quello che ho visto? Molto probabile che stia senza materiali. Dai, sei serio? No, ma veramente... Dai, 8 di vita, ragazzi, non ci posso credere. Vabbè, GG, che devo dirti. Peccato per la partita, alla fine me la sono giustrata malissimo in 1 versus 1, ma fa nulla, l'importante era assaggiare sta pizza, che comunque tutto sto granché non era. Mi raccomando, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e attivate la campanellina. E vi ricordo anche di iscrivervi al mio secondo canale, Lucas Mele. Lo trovate in descrizione. Noi boys, ci becchiamo al prossimo video.